io sono Price, o meglio dire anche Daily Crando 2, e oggi siamo con un nuovo video. Oggi siamo sempre su Minecraft, ovviamente, e sono qui per dirvi questa piccola cosa. Molti di voi prima mi avevano detto: David, ma quel 6 che è comparso, e poi vabbè, la scritta presto disponibile c'era già, però quel 6 che è comparso vi ha fatto in qualche dubbio, personalmente anche a me. E ora come ora, la cosa che mi ha fatto ancora di più venire dei dubbi è stata quella che adesso vi farò vedere, che veramente è un qualcosa di molto strano, perché prima non lo faceva. Personalmente prima non lo faceva. Ora come ora, ora che lo fa, la cosa mi fa presupporre che il tutto sta andando nella direzione che tutti quanti speravamo, cioè che Minecraft PS4 si sta avvicinando sempre di più a questa unione di tutti quanti i vari server. Ora, entro subito su Mineplex per fare un buon esempio. E appena ho finito, vabbè, stoppo il server, così almeno che posso laggare di meno, tra virgolette. Ok, ora come ora potete notare che non c'è nessuna differenza. Cioè, al momento è normale, però se adesso cliccassi qua, questo fa questo, ragazzi. Questo era una feature che non era stata ancora introdotta su Minecraft PlayStation, quello di aprire uno shop del server in questione. Possiamo anche andare su opzioni e già da qua, ragazzi, vediamo un altro un'altra peculiarità, tra virgolette, perché il negozio di Mineplex prima non compariva. Quindi, ragazzi, sono tutte piccole peculiarità che fanno sospettare, o almeno a me personalmente mi hanno fatto sospettare, che stiamo rincorrendo appunto in piccoli spoiler, oppure piccole aggiunte che stanno testando e stanno introducendo piano piano per notare se c'è qualche difficoltà, se il gioco riesce a reggerlo. Ora come ora sembra di sì, sembra che tutto quanto sembra che funzioni abbastanza bene, perché ad esempio noi clicchiamo su qualsiasi cosa e sembra funzionare. Prima mi sembra che non funzionava più il token non funzionava, se mi ricordo bene, e ora, ragazzi, sembra funzionare. Cioè, sono tutte piccole peculiarità che fanno pensare veramente che ci stiano lavorando di nuovo sopra, e fanno sperare anche che il tutto vada per il meglio. Quindi, ragazzi, io quello che vi dovevo dire l'ho detto. Spero di avervi messo curiosità su quello, su come sarà. Spero anche che lo aggiungano, o spero veramente che ci diano un qualcosa in più per raggiungerli, perché personalmente fare ogni volta la stessa cosa con Pocket Server, azionarlo, Veteran Server e tutto il resto è un procedimento molto meccanico. E un'altra cosa che mi fa pensare in negativo è questo specie di piccoli malfunzionamenti del server. Però questo qua lo fa dappertutto, tra virgolette, quindi me ne preoccupa molto molto meno. Ora, ragazzi, mi finisco, attimo di fare questo minigame e ci vediamo subito su iPixel per vedere se mi fa entrare o mi fa crashare. Oh, e poi vado a vedere, andiamo a vedere anche se funziona CubeCraft e gli altri. Se in caso non funzioneranno, starà a dire che stanno facendo ancora delle piccole modifiche e ancora i server non li supportano effettivamente. Se invece però, ragazzi, funzionerà almeno uno di questi server, che prima mi faceva letteralmente crashare appena entravo, vorrà dire che stiamo in un buon punto. Quindi, ragazzi, a dopo, ci vediamo in CubeCraft principalmente ora. Ok, ragazzi, ho appena fatto startare, tra virgolette, il server, quindi ora bisogna vedere se mi farà crashare appena sono entrato, perché CubeCraft erano dei server più instabili da questo punto di vista, tra virgolette. Ragazzi, ora sto cercando di fare l'accesso al server Galaxide, come appunto avete visto purtroppo. Il server CubeCraft non ha retto. Ora vediamo un po' il server Galaxide, se riusciremo a entrare effettivamente o crasheremo
in maniera bruttissima come abbiamo fatto su CubeCraft. In teoria dovremmo crashare. E ragazzi, finiamo in bello con il server di Epixel. Quindi faccio qua l'intro perché se crasha il video è finito. Non voglio aggiungere personalmente nient'altro perché già tra virgolette sto soffrendo che CubeCraft e il server Galaxy 3, che sono due dei server principali che Mojang ha inserito, e mi dispiace veramente tanto che non siano ancora supportati, perché dà quel segno dei sei server che li capta ma non li fa visualizzare, e il negozio di Minecraft che sarò abilitato per quelli di PS4 mi faceva veramente sperare. Ma se ancora ci sta questo blocco, tra virgolette, che ha messo Mojang, vuol dire che ancora siamo ben distanti dal replace effettivo. Potrei dare una stima di qualche mese, però non vorrei sbilanciarmi troppo. Quindi, al momento, inseriamo un attimo il tag, l'IP anzi, del server, e speriamo ovviamente che il tutto funzioni abbastanza bene. Allora, era hyperlands.vabbè, è hyperlandsmc.com, no, punto net, scusate, punto net. Ok, poi ragazzi, ovviamente se volete andare a vedere bene il video, andare a vedere, vabbè, ci sta il video come entrare nel server di Pixel, se volete vedere il video. Comunque, prepariamoci al crashare, nel dubbio ci vediamo ragazzi in un prossimo video, se crashiamo. Ok, sembra, raga, che mi state a dire? Funziona? No, raga, questo non è stato volontario. Seriamente, io ho ottenuto questo qua perché ho detto, vabbè, ce l'ho nell'ultima nella lista. Ce l'ho nell'ultimo nella lista, e quindi portiamolo per l'ultimo. Diciamo che se crasho, finita, è finito tra virgolette il video. Però non me lo aspettavo, seriamente. Adesso voglio vedere game Bedwars, se funziona la Bedwars. Se funziona è un qualcosa di OP. Se non funziona, diciamo che sarà un pochino una cosa una zozzaggine. Però visto che ha funzionato, ragazzi, perché prima facevo la stessa antica cosa di CubeCraft, appena entravo crashava. Quindi penso che ci sia un blocco, che abbiano messo loro un blocco, una specie di blocco che fa sì che noi non possiamo entrare noi di PS4. Quindi ora, tra virgolette, che abbiamo tra virgolette queste prove, mi viene da pensare che la cosa sia, raga, funziona. No, raga, sto in brio pazzesco, sto veramente emozionato, dire poco ragazzi, e dire poco emozionato, perché guardare qua, perché io prima, perché hai visto il video, sa che ho dovuto praticamente registrare da telefono, perché appunto mi crashava da PlayStation, avevo detto. E vedere che funziona adesso da PlayStation, funziona ai pixel, l'abbiamo anche sulla PlayStation, è qualcosa di epico. Quindi penso che tra qualche mese, ragazzi, lo posso anche dire qua in video. Però ancora non, è, non ci sono forti, fo però ancora non ci sono fonti certe, vorrei precisare. Però ragazzi, mi piacerebbe dire veramente che sta arrivando. Questo lo posso, tra virgolette, dire con precisazione, sta arrivando, perché l'avevano detto anche loro che arriverà presto o tardi, però non si sa quando. Però queste piccoli spoiler, ragazzi, che vi ho dato, mi fanno ben pensare che il tutto sia, ripeto, sia il prima possibile. Proprio prima di quanto noi possiamo aspettarci. Penso che tra qualche mese, ragazzi, dovrebbe uscire. Penso anche che in teoria tra qualche, ad esempio, tra qualche versione, come ad esempio la versione che sta uscendo adesso, e quella che uscirà, ad esempio la 1.17 e 1.18, penso tra una di queste due versioni, penso che ci permetterà appunto di avere effettivamente la versione effettiva. Quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Fortunatamente non siamo crashati, abbiamo avuto delle ottime notizie.
Io mi ricordo la mia partita molto felice. Noi ci vediamo nei prossimi video, ragazzi. Ciao!